Dopo più di 70 ore all'interno di Hyrule, sono sempre più convinto che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sia probabilmente il più grande videogioco mai realizzato. E ora mi sono anche messo in testa di spiegarvi il perché. Partiamo dall'open world, certo, è un open world già così, dalle fondamenta già costruite per Breath of the Wild, però è un open world sempre più complesso, ne abbiamo visti di complessi e di super realistici, prendo per esempio forse il migliore, quello di Rockstar per Red Dead Redemption 2, probabilmente sarà ancora meglio quello del prossimo GTA, però non esiste gioco anche di Rockstar, non esiste open world che prevede il funzionamento di tanti sottosistemi legati peraltro in maniera indissolubile al gameplay. Non esiste un GTA dove puoi giocare con elettricità e acqua, dove far collaborare vento e fiamme. È una roba che ti offre solo Zelda con questa complessità, ma al tempo stesso con questa naturalezza. Non sembrano sottosistemi, non sembrano delle simulazioni da apprendere, no. Tutto è coeso con questo mondo di gioco che, sì, l'aspetto è da cartoon, da fiaba per bambini, ma poi mostra una complessità che non vediamo e non vedevamo e che probabilmente non abbiamo mai visto in nessun altro videogioco. Quindi attenti a dire anche more of the same. Sì, è stato facile in 7 anni fare un gioco del genere, perché comunque già era stato fatto Breath of the Wild. No, è come sminuire Vice City e San Andreas perché già esisteva GTA 3, sarebbe una scemenza unica, perché 7 anni sono serviti per creare tutti questi sottosistemi, ampliarli e soprattutto legarli così strettamente al gameplay. Questi sottosistemi sono il gameplay, a cui poi si aggiunge questo sistema di costruzione che magari l'abbiamo anche già visto in passato, sì, Nuts and Balls di Rare è un esempio, ma ce ne sono anche altri di circa 6-7 anni fa nel campo indipendente che hanno dei sistemi molto simili, ma così intuitivi, così legati all'avventura che viene offerta, non ne abbiamo mai visti, oltretutto così fisici, così soggetti agli elementi, alla portanza, alla gravità, tiri fuori una cosa dallo zaino ed immediatamente è soggetta a tutte queste leggi che a fronte di un mondo cartoon sono così reali che sei subito, no? Sei subito capace di capire qual è la causa e l'effetto. Poi naturalmente è tutto così sandbox che l'effetto può essere, anzi spesso è sorprendente anche quando dovrebbe essere perfettamente calcolato, e questo aumenta ulteriormente il divertimento, l'esplorazione, la sperimentazione. E poi bisogna prendere anche in considerazione l'opinione di chi con i videogiochi ci lavora davvero, gente che ha fatto, che ha sviluppato videogiochi di altissima fascia, non prodotti indipendenti seguiti da poche migliaia di persone. E tutti sono concordi nel dire che con Tears of the Kingdom Nintendo è salita in cattedra, né più né meno. Nintendo è salita in cattedra anche dal punto di vista dell'ottimizzazione, perché tutto questo di cui abbiamo appena parlato avviene su una console portatile di 7 anni fa, e 7 anni fa doveva già essere comunque economica, perché non è un portatile professionale ma una macchina da gioco che deve arrivare anche nelle tasche dei più piccoli, quindi ve ne rendete conto? E oggi trovare una complessità del genere, poi vi può piacere o non piacere, non è quello il problema, ma trovare una complessità del genere su PC o su le console maggiori è impossibile, perché nessuno disegna un videogioco con queste caratteristiche, perché è estremamente difficile, perché è anche un problema di ottimizzazione del codice. Guardate cosa è successo con Control di Remedy su PS4 e Xbox One, un disastro, uno slideshow, appena si muovevano 2 tavolini, invece qui, dannazione, puoi unire un numero sorprendente di pezzi, non me ne aspettavo così tanti. E poi c'è questa libertà che naturalmente è mutuata da Breath of the Wild, ed è una libertà totale, puoi arrivare in qualsiasi punto importante all'interno di Hyrule in qualsiasi momento passando da qualsiasi altra parte. Non c'è una golden path,
che solitamente è quella strada invisibile verso cui gli sviluppatori e i game designer vi spingono, no? Per portarvi là dove vogliono loro. Questo avviene anche in molti open world. Ecco, no, Zelda non funziona così. C'è una golden path, ma non è una strada, è un tunnel 3D di libertà dove tu puoi andare ovunque, ce ne sono diversi, e poi alla fine di questi trovi uno scivolo che poi inevitabilmente ti porterà laddove ti verrà fatto un recap e ti verranno anche concesse soluzioni a una tua possibile impreparazione alle sfide che ti aspettano. E tutto questo è geniale, tutto questo è difficile da realizzare con questa scala. Ricordiamoci che anche con certi trucchi, ma comunque questa è una mappa che viene moltiplicata per 3. Questo rende ancora più difficile, no? Organizzare questa libertà in modo che possa essere coerente, che non abbandoni il videogiocatore, l'utente, Link, in una posizione scomoda, senza via di uscita, con il dubbio di continuare o gettare la spugna, cosa che spesso avviene in molti giochi, e spesso infatti questi giochi non vengono finiti. Invece Zelda è un continuo, no? Passare da dei tunnel di libertà all'altro, fino a quando non si arriva inevitabilmente prima o poi al punto nevralgico che manda avanti la storia. Non è facile, ragazzi, fare una roba del genere, non è affatto facile, e infatti nessuno l'ha fatta prima di Nintendo. Al di là dei vostri gusti, al di là di quello che amate giocare, Tears of the Kingdom è un capolavoro ed è un grosso insegnamento da parte di Nintendo a tutto il resto dell'industria di come vanno sviluppati, ma soprattutto pensati, i videogiochi. E speriamo che questo Zelda e anche la riscoperta di Breath of the Wild, che sta ritornando in classifica un po' ovunque, dimostri al pubblico che pensa che la grafica sia tutto e pensa che nella grafica troverà delle esperienze nuove, quando non le troverà, perché le esperienze nuove si inventano soltanto sperimentando con il gameplay. Ecco, speriamo che anche questo pubblico così rumoroso, soprattutto in rete, capisca che dalle loro care software house è arrivato il momento di chiedere qualche cosa di, non di più, ma di totalmente diverso. Buon Tears of the Kingdom a tutti, e magari ci rivediamo al prossimo capolavoro.